Ciao ragazzi, oggi test estremo del piccolo Hover Eryx 1, un drone molto particolare con intelligenza artificiale e tante funzionalità di volo interessanti, tra cui il Follow Me, che andremo a testare oggi in sella alla mia moto. Come si comporterà? Lo scopriremo tra pochi secondi. Non sto a ripetermi più di tanto sulle sue qualità di volo perché ve l'ho recensito davvero da pochi giorni e trovate la mia recensione nelle schede qui in alto a destra. E se volete acquistarlo, il link per il mio canale Telegram è qui sotto in descrizione, entrateci e cercate Hover Eryx 1. Detto questo, puntiamo in sella la mia moto e vediamo come va. E direi davvero niente male per questo piccoletto che tra l'altro non è dotato nemmeno di sensori anticollisione, eppure si comporta davvero molto molto bene, come avete visto voi stessi. Riesce a seguirci molto bene anche in moto, a velocità non elevatissime ovviamente, però fa il suo lavoro. Con gli ultimi aggiornamenti inoltre è stata anche implementata la possibilità di aumentare o diminuire la distanza del Follow Me, alzarlo o abbassarlo prima del volo tramite l'applicazione dedicata. Insomma, ottimo lavoro da parte della Zero Robotics, l'azienda dietro questo piccolo ma molto particolare drone che mi piace molto, anche se il prezzo è un tantino alto per il momento. Ma ditemi voi cosa ne pensate, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, e se volete acquistarlo lo trovate nel mio canale Telegram Tech Bestiers, link in descrizione video, entrateci e cercate Hover Eryx 1. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like per supportarmi, condividete i vostri amici e iscrivetevi al canale. Questo è tutto, alla prossima, ciao ragazzi!